Buonasera a tutti. Allora, mi raccomando, se non sentite la mia voce, fatemi un cenno, così modulo opportunamente. Oggi questo sarà il secondo dei miei due interventi. La scorsa volta abbiamo parlato di primitive crittografiche di Bitcoin e oggi parliamo di Bitcoin Wallet, ovvero come utilizziamo queste primitive crittografiche e tanto altro per andare a creare queste strutture che ci permettono di possedere e muovere i nostri Bitcoin. Cominciamo con una panoramica dei contenuti dell'intervento di oggi. Cominceremo con un recap della lezione dell'altra volta, giusto per consolidare un po' quelli che sono i concetti chiave che ci serviranno in maniera specifica durante questo intervento. Successivamente andremo a vedere cos'è un wallet custodial, poi andremo a vedere quali sono le caratteristiche principali che vanno a definire un wallet, cercando di fare un po' di demistificazione sulla questione, visto che il concetto di wallet è un concetto vago, ampio, e talvolta l'interpretazione è un po' arbitraria. Andremo a vedere cos'è Bitcoin Script, ovvero il linguaggio di scripting di Bitcoin, e poi andremo a vedere chiavi pubbliche e address, che relazione c'è fra questi due concetti. Dopo andremo a vedere vari tipi di condizioni di spesa, vari tipi di wallet in qualche modo, single sig, multisig, ma anche cose più complesse, concetti più complessi. Andremo poi a vedere i wallet non deterministici, i wallet della prima ora, possiamo dire, per poi andare a vedere quelli gerarchico-deterministici, definiti da una Bitcoin Improvement Proposal, nello specifico B32. Poi andremo a vedere le mnemoniche, andremo a capire effettivamente quando un wallet ci dice di segnarci da qualche parte 12 o 24 parole, effettivamente cosa sono queste 12 o 24 parole. E poi andremo a vedere qualcosa di un po' più moderno, gli output descriptor e come può essere strutturato un wallet e come genericamente è strutturato un wallet moderno. Andremo a vedere qual è la differenza fra un wallet hot e un wallet cold. E poi andremo a vedere cosa sono gli hardware wallet per cercare effettivamente di capire a cosa servono, quando sono utili, cosa fanno. E vedremo anche da dove otteniamo i dati dalla blockchain. Cominciamo quindi col recap della scorsa lezione. Durante la scorsa lezione abbiamo visto le primitive crittografiche utilizzate all'interno del protocollo Bitcoin, della rete Bitcoin, dei wallet Bitcoin. Sono sostanzialmente due, sono appunto le funzioni di hash e chiavi pubbliche e private, che vengono utilizzate per ricevere e poi per successivamente andare a firmare. Il concetto chiave che utilizzeremo durante questo intervento è quello che va a definire di fatto il possesso di Bitcoin, dei fondi sulla rete Bitcoin, ovvero che il possesso è definito dalla conoscenza delle chiavi private. Se io conosco la chiave privata, posseggo i corrispondenti Bitcoin. Chiaramente questa tilde, questa doppia tilde, evidenzia il fatto che non è propriamente così. All'atto pratico ci sono tutta una serie di nuance che sono importanti da considerare per andare a capire effettivamente cosa va a definire il possesso, quando effettivamente io ho possesso di alcuni coin, di alcuni bitcoin, di alcuni fondi. Come Valerio, dobbiamo cominciare con un meme. Questo meme lo utilizzerò per spiegare che cos'è un wallet custodial. Ad esempio, prima i bitcoin posso andare a acquistarli su un exchange, ad esempio, posso acquistarli su Coinbase, per utilizzarne un esempio di un exchange particolarmente famigerato, e posso lasciarli lì, è comodo, ho username e password, se mi dimentico la password metto la mia email e mi rimandano la password e tutto funziona in maniera perfetta, comodissima, un'esperienza molto simile a quella di un'app bancaria. Tuttavia, andiamo a perdere quello che è effettivamente il valore di Bitcoin, ovvero il fatto che io non ho effettivamente possesso di quei Bitcoin. Quei Bitcoin sono sull'exchange, quei Bitcoin li possiede Coinbase e Coinbase ha semplicemente una riga da qualche parte nel suo database dove dice quei Bitcoin sono di Leonardo. Se Leonardo mette la password giusta, soddisfa tutta una serie di criteri decisi arbitrariamente da loro, quei Bitcoin li potrà spendere come vuole. Ma se per caso arriva qualcuno che ne ha l'autorità e dice che Leonardo non può più spenderli, a quel punto Leonardo non li spenderà più. Oppure può succedere che Coinbase, come FTX,
diciamo, abbia una gestione non particolarmente corretta, diciamo un po' scellerata, e che questi Bitcoin vengano utilizzati per altri scopi, per fare, non so, ad esempio per fare trading, e supponiamo che questo trading vada malissimo e loro li perdano tutti. Questo può accadere perché effettivamente quei Bitcoin non sono miei, io non conosco le chiavi private e quindi non ho effettivamente possesso di quei coin. Ora, chiaramente, bisogna fare anche un po' l'avvocato del diavolo, avere i fondi su un exchange rende molto più comodo venderli, perché di fatto basta che faccia un paio di click e effettivamente poi posso ottenere in cambio qualcosa. Però, se noi andiamo a guardare qual è l'innovazione tecnologica che pone in essere Bitcoin, di fatto averli su un exchange non ci rende completamente distaccati da tutto questo tipo di innovazione. Siamo solamente di fatto, abbiamo solamente le influenze del prezzo, cosa che può essere interessante, ma è chiaramente un'esperienza monca. Quindi di fatto key takeaway dei wallet custodial versus non custodial è che wallet custodial non sono wallet di fatto. A volte si può utilizzare la terminologia wallet, però di fatto è un po' un abuso di linguaggio. La definizione di wallet è effettivamente una collezione di chiavi private, al netto di tutto. E queste chiavi private sono effettivamente quello che lo vanno a definire. Wallet custodial non ha queste chiavi private, pertanto non è un wallet di fatto. Andiamo a vedere effettivamente che cos'è un wallet. La definizione di wallet è molto fumosa perché spesso cosa succede quando, se noi guardiamo la nostra esperienza, cosa può accadere? Può accadere che io vada sullo store oppure scarichi da qualche sito un qualcosa che millanta di essere un Bitcoin wallet. Questo Bitcoin wallet lo scarico e poi dopo questo software, questa applicazione, ha tutta una serie di opzioni, ha tutta una serie di possibili azioni che l'utente può fare. Ad esempio, potrei poter comprare Bitcoin con la carta di credito all'interno di quel wallet, potrei ottenere i prezzi di quei Bitcoin, del valore di Bitcoin in quel momento, potrei fare tutta una serie di altre cose che però non sono effettivamente il core value di quello che un Bitcoin wallet deve fare. Effettivamente tutte queste utility aggiuntive non sono strettamente necessarie, non sono di fatto ciò che un Bitcoin wallet è. Bitcoin non funziona perché c'è un determinato prezzo, nel senso è completamente indipendente. Il fatto che io abbia 1.000 Bitcoin non è influenzato in maniera minimale dal punto di vista del funzionamento pratico, crittografico e della rete, dal fatto che quel 1.000 Bitcoin valga 10.000 euro o ne valga uno. Andiamo a vedere quindi quelle che sono le effettive azioni che un wallet Bitcoin deve fare per poter essere definito tale. In primis, prima azione che deve soddisfare è quella di poter ricevere dei fondi. Chiaramente, prima di poterli possedere e spendere, io devo riceverli. Con questo ci ricolleghiamo a diciamo, a uno dei due core della lezione precedente. Quello che faremo per andare a ricevere dei fondi sarà condividere una chiave pubblica e riceveremo dei coin, dei Bitcoin su di essa. Quello che di fatto andremo a fare non sarà effettivamente condividere una chiave pubblica, ma qualcosa di o equivalente o un commitment ad essa, un impegno ad essa, qualcosa che sia derivato da quella, sostanzialmente. La seconda azione che devo poter fare è quella di vedere il mio balance, vedere quanti fondi ho all'interno del mio wallet. Chiaramente vedere il mio balance vuol dire anche vedere la mia storia. Il mio balance è di fatto determinato dalla storia delle transazioni che riguardano il mio wallet. Per ottenere il mio balance devo connettermi a internet, di fatto, in qualche modo, e ottenere dei dati dalla blockchain e dalla mempool. Il concetto di mempool che vi è stato introdotto da Valerio sono semplicemente le transazioni non ancora confermate. Avrò quindi un balance confermato e un balance ancora, diciamo, in itinere di essere confermato. L'ultima parte, io a fine di possederli devo sia poterli ricevere, ma devo anche poterli mandare, altrimenti non
perderebbe di utilità questo oggetto matematico crittografico. E devo quindi poter creare le transazioni, andare a firmare queste transazioni, operazioni di firma che andrò a fare con le chiavi private, che di fatto sono il mio wallet, e poi dovrò andare a fare broadcast di queste transazioni alla rete che eventualmente andrà ad approvarle e a includere all'interno della blockchain. Durante l'intervento di oggi vedremo primariamente la prima fase, ovvero come andiamo a generare gli address, perché li generiamo in una certa maniera. Vedremo in minima parte la seconda, visto che è tra le tre la più ristretta, mentre per quanto riguarda la terza, quella parte lì è riservata alle lezioni successive, ovvero quelle di creazione delle transazioni. Quindi quello che vedremo oggi sostanzialmente è da chiavi pubbliche ad address, cos'è un address, perché gli address sono di forme diverse e vedremo anche come ottenere i dati dalla blockchain. La parte successiva è relegata alle lezioni successive. Abbiamo visto che Bitcoin utilizza il concetto di chiavi pubbliche, ma come le utilizza dal punto di vista pratico? Dal punto di vista pratico, quello che accade è che io vado a definire, abbiamo degli oggetti all'interno della rete Bitcoin che sono chiamati UTXO, sono gli unspent transaction outputs. Vado a fare una transazione, io vado a creare una transazione, questa transazione ha degli output e questi output vengono spesi. Facendo un po' di spoiler della lezione successiva, quindi la trattazione sarà non esaustiva, però. Sostanzialmente questi output possono essere spesi una volta sola. Questa è una condizione necessaria al fine di risolvere il problema del double spending, che è uno dei problemi alla base dei sistemi di pagamento. E quindi andiamo a creare questi UTXO, questi oggetti, che sono sostanzialmente equivalenti possiamo vederli come monete, sono i coin della rete. Ad ogni UTXO è associato uno script. Questo script è di fatto le condizioni di spesa per quello UTXO. Per spendere uno UTXO, quindi per poter andare a trasformare un unspent transaction output in un transaction output, bisogna fare l'operazione di andare a creare uno script tale per cui andiamo a soddisfare quelle condizioni di spesa. Le condizioni di spesa sono encoded in un campo dell'output, che è lo script up key, mentre il valore che serve per andare a soddisfare quelle condizioni di spesa è encoded in un campo del transaction input che va a spendere quel transaction output, che è il signature script. In realtà questa trattazione è leggermente semplificata. Nel contesto attuale ci sono dei campi ulteriori per andare a superare alcune limitazioni che il protocollo iniziale aveva, e di fatto abbiamo un witness script all'interno del quale sono contenute ulteriori informazioni per la verifica, per andare a provvedere per le condizioni, diciamo, che devono andare a verificare il fatto che io effettivamente possa spendere un determinato UTXO. Di fatto quello che quindi succede è che tutti i nodi della rete, tutti i partecipanti alla rete, devono mettersi d'accordo su una serie di istruzioni, una serie di regole, tali per cui io possa produrre delle condizioni di spesa, gli altri possano interpretare queste condizioni di spesa e poi successivamente qualcuno possa andare a produrre ulteriori istruzioni al fine che queste condizioni di spesa possano essere verificate. Questa lingua che si... Questo linguaggio che utilizzano i nodi, i partecipanti alla rete per andare a verificare, andare a fare encoding delle condizioni di spesa e delle loro condizioni di verifica, è appunto detto Bitcoin Script. Script con la S maiuscola, di norma è riferito in questa maniera. Ora, andremo a vedere in dettaglio come è strutturato questo linguaggio di script? No, durante questo intervento non lo faremo. Ovviamente utilizzeremo una proxy, sostanzialmente cercheremo di approssimare il funzionamento
effettivo di questo linguaggio in maniera con un linguaggio semplificato, diciamo, volto a rendere un po' più chiari i concetti che sono sottostanti ai meccanismi che vanno a regolare appunto quelli che sono i wallet Bitcoin. Ora, abbiamo parlato di chiavi pubbliche durante la lezione precedente, ma di fatto quando io voglio ricevere dei Bitcoin condivido con voi non tanto una chiave pubblica quanto un address. Ora vediamo in questa slide come andiamo a derivare un address dalla mia chiave privata. Genericamente, quindi noi partiamo da una chiave privata che abbiamo definito con X durante questi due interventi. Da questa deriviamo la sua corrispondente chiave pubblica, che è semplicemente X moltiplicato per il generatore. E poi da questa chiave pubblica andiamo a derivare, la derivazione da chiave privata a chiave pubblica è one way, attraverso una trapdoor function, non è computazionalmente invertibile. E da questa chiave pubblica andiamo a derivare uno script of key. Sono essenzialmente le condizioni di spesa dell'output che vogliamo andare a generare. In alcuni casi questa inversione, questa derivazione è una derivazione deterministica non invertibile, come ad esempio il caso di pay to public key hash o di pay to script hash, ma in alcuni casi come pay to public key e pay to taproot questa derivazione non è di fatto one way, ma è sostanzialmente lo script of key include la chiave pubblica in maniera esplicita. Dallo script of key possiamo mappare una stringa, l'address. L'address è una stringa e per comodità lo script of key è quello che effettivamente sarà all'interno della transazione, è una sequenza di byte, mentre l'address è una stringa, quindi un valore che al suo interno per comodità ha anche un checksum, ovvero un valore tale per cui se uno o più caratteri della stringa effettiva vengono cambiati per sbaglio, per questioni, per le più generiche questioni, c'è una probabilità che il checksum non risulti corretto e che quindi il mittente, in questo caso, che sta per inviare a questo address, rifiuti di inviare a questo address perché l'address è non corretto, diciamo, c'è questa safety net. Talvolta è utile, non necessariamente lo è, però nel senso questa stringa di fatto ha questo valore. Chiaramente vuol dire avere una stringa più lunga, però è un compromesso più che ragionevole perché comunque lo scambio di queste informazioni è molto, molto raro, molto più raro rispetto, non è necessario essere così conservativi per l'utilizzo di byte in questo caso. Quindi di fatto abbiamo visto che l'address è di fatto l'encoding delle nostre condizioni di spesa e queste condizioni di spesa sono determinate dal ricevente. Ora andiamo a vedere effettivamente quali sono delle ragionevoli condizioni di spesa che possono essere scelte, perché chiaramente da un punto di vista teorico io potrei utilizzare una qualsiasi condizione di spesa, potrei scegliere le condizioni di spesa più convolute, più complicate e più difficili da soddisfare, tuttavia questo rende il recupero dei miei bitcoin più complicato. Potrei, ad esempio, se utilizzassi il mio Bitcoin wallet su un altro software, potrei non essere in grado di recuperarlo. Potrei aver fatto qualcosa e potrei non ricordarmi effettivamente come ho derivato queste condizioni di spesa. Quindi quello che di fatto si va a fare per cercare di rendere meno probabile l'occorrenza di eventi come la perdita di fondi è quello di andare a utilizzare degli standard, utilizzare degli schemi di derivazione che siano comuni. Questa cosa in realtà non è solamente necessaria dal punto di vista dell'utente stesso, non è qualcosa per la quale l'utente stesso ha un incentivo primariamente, ma è qualcosa che anche la rete di fatto ti in una certa misura obbliga a fare.
Quello che di fatto accade è che per fare broadcast di una transazione, questa transazione deve soddisfare tutta una serie di parametri. Tra questi parametri c'è anche il fatto che una transazione deve essere standard, ovvero deve avere deve soddisfare una determinata serie di regole, che non sono le regole che appartengono strettamente al consenso, ma sono delle regole più restrittive, che appartengono a quella che in gergo è chiamata policy. In pratica sono una serie di regole ragionevoli che diminuiscono la possibilità di altri di partecipanti alla rete di effettuare attacchi di tipo denial of service ad altri nodi. Quindi di fatto si vanno a restringere ulteriormente il tipo di output che io posso andare a creare al fine di rendere più complicato un certo tipo di attacchi ai nodi. Quello che un attacco ai nodi può consistere di fatto nell'andare a sfruttare le vulnerabilità che possono essere all'interno del software esistente che è rilasciato in maniera pubblica, quindi queste vulnerabilità sono note. Ad esempio, quello che può accadere è che una determinata versione di Bitcoin Core abbia una vulnerabilità di un certo tipo e io, creando una transazione opportunamente con una struttura particolare, posso andare a sfruttare questa vulnerabilità e ad esempio far crashare un nodo. Io potrei utilizzare questa cosa per andare ad esempio a attaccare un exchange e far crashare il nodo di quell'exchange, facendogli arrivare questa transazione particolarmente esotica, per poter poi dopo sfruttare questo malfunzionamento loro a mio vantaggio. Di fatto quindi quello che succede è che il numero di output che genericamente che vengono distribuiti all'interno della mempool tra i vari nodi è ristretto. Vedremo solitamente un numero di output, sostanzialmente sono quelli che possiamo vedere qua sopra. All'interno di Bitcoin, appunto, vediamo che possiamo decidere noi stessi le condizioni di spesa. Questa cosa è una cosa che è radicalmente diversa rispetto al mondo della finanza tradizionale. Noi possiamo andare a creare e verificare che effettivamente funzioni così delle condizioni di spesa che decidiamo noi stessi. Queste condizioni di spesa hanno dei trade-off diversi. Io potrei voler avere delle condizioni di spesa molto semplici, ad esempio solo io posso spendere. Però talvolta queste condizioni sono troppo lascive. Ad esempio, io potrei avere troppi fondi e potrei voler aggiungere alcune frizioni. Ad esempio, vorrei che io da solo non possa spendere perché temo un attacco fisico. Qualcuno viene da me, arriva con un martello, mi minaccia e io gli do tutto perché la vita vale più di quanti fondi possa avere. Però queste cose possono essere evitate in maniera utilizzando un linguaggio delle condizioni di spesa più complesse, andando a utilizzare quello che è sfruttare il linguaggio di scripting. Quindi posso ad esempio andare a creare un account 2x2 multisig, dove ad esempio è necessaria la mia firma e quella di Lorenzo. Oppure anche cose più complesse. Ora andiamo a vedere una panoramica di queste opzioni. Cominciamo dai casi più semplici, quelli che verosimilmente sono, diciamo, gli entry level. Il primo tipo di address, che in realtà non ha neanche un address corrispondente, è quello originariamente utilizzato da Satoshi, e sono i pay to public key. Effettivamente loro utilizzavano direttamente una public key. Satoshi e Alfinney, quando Alfinney voleva ricevere dei bitcoin da Satoshi, ha comunicato a lui una chiave pubblica e Satoshi ha inviato quella chiave pubblica. Lo script di fatto era effettivamente quello che vediamo in questa slide. Lo script up key era questo e lo script di verifica era unicamente la firma da parte della chiave privata del ricevente. Successivamente è stato introdotto uno schema leggermente diverso ma concettualmente molto simile, che è pay to public key hash. Al posto di andare a comunicare la chiave pubblica, si andava a comunicare un hash della chiave pubblica e all'interno dello script up key era presente un hash della chiave pubblica.
L'algoritmo di hash utilizzato era RIPEMD 160, che permetteva anche di comprimere la chiave pubblica a un numero di byte minore. Le ragioni per cui è stata attuata l'introduzione degli indirizzi pay to public key hash sono state oggetto recentemente di controversie. Alcuni sostenevano che fosse per alcune delle ragioni che hanno motivato l'adozione degli indirizzi pay to public key hash, quindi hash protected, sono uno spazio minore all'interno dello UTXO set, ovvero gli script up key sono più piccoli. Questo chiaramente però pone l'onere sul ricevente, di fatto. Il mittente di fatto utilizza meno byte all'interno della sua transazione, ma poi il ricevente dovrà comunque andare a rivelare quella che è la chiave pubblica all'interno dello script di verifica. Quindi di fatto questo balance è questionable da questo punto di vista. Un'altra ragione per cui sono stati introdotti gli script protetti da hash è per la quantum resistance. Di fatto rompere una funzione di hash è più complesso che rompere l'operazione da chiave privata a chiave pubblica all'interno della curva ellittica. E per questa ragione avere gli UTXO all'interno dello UTXO set protetti da pay to public key hash piuttosto che da pay to public key è più sicuro. Tuttavia ci sono anche controversie da questo punto di vista. Quello che succede di fatto, una delle ragioni per cui non è questo problema, non di fatto vai a influenzare, questa soluzione non è effettivamente una soluzione scevra da controversie, è il fatto che molti bitcoin sono di fatto su pay to public key e ogni volta che io spendo da un pay to public key hash, tutti quei pay to public key hash sono di fatto hanno rimossa la loro protezione dalla funzione di hash, perché qualcuno ha pubblicato la chiave pubblica che è preimmagine della funzione di hash. Per questa ragione, in realtà, gli indirizzi più recenti di oggi, che sono gli indirizzi pay to taproot, l'ultima riga l'ultimo punto del primo blocchetto, sono di fatto essi stessi chiavi pubbliche. E quindi, da questo punto di vista, sul punto di vista della quantum resistance, abbiamo delle controversie. Gli ultimi due indirizzi che non ho menzionato sono i pay to witness public key hash e la stessa versione ma wrapped in un P2SH. Questi due indirizzi sono gli indirizzi single sig di Segwit V0 e di fatto hanno delle sono il primo è Segwit nativo, mentre il secondo è la versione wrapped in P2SH, alla quale è possibile inviare anche se si ha un wallet che non ha subito nessun tipo di change successivo a Segwit. Abbiamo visto che i pay to public key non hanno un address, i pay to public key hash cominciano con 1, i P2SH che possono avere nested al loro interno un pay to witness public key hash, ma possono avere anche script diversi al loro interno, cominciano con un 3, mentre gli indirizzi Segwit, quindi pay to witness public key hash e pay to taproot, cominciano con BC1. Chiaramente questo in mainnet, in testnet e in regtest, nelle altre due reti, i prefissi sono differenti, ovviamente, perché io quando comunico un address, il fatto che sia di testnet o di mainnet è effettivamente qualcosa di rilevante. Non voglio ricevere dei fondi sul mio indirizzo di testnet, dei fondi che hanno effettivamente un valore. Passiamo ora ai multisig. Multisig sono di vario tipo. I più semplici sono, ad esempio, i 2 di 2. Quindi ho bisogno di due firme da un insieme di due chiavi. Ad esempio, il primo, quindi multi 2AB, è una codifica che in gergo sa significare che appunto io ho bisogno di due firme, una da A e una da B. Ma posso avere un quorum differente, posso avere un quorum dove il numero di firme necessario
effettivamente è minore del numero di firmatari possibili. Quindi posso avere ad esempio un 2 di 3, che è il secondo esempio, dove ho necessità di due firme da Alice, Bob e Carol. Quindi posso avere le due firme possono essere da Alice e Bob, ma possono essere anche tra Bob e Carol, oppure tra Alice e Carol. Di fatto possiamo andare a esprimere questo tipo di condizioni attraverso linguaggi diversi. Ad esempio, l'ultima riga va a delineare come un modo di esprimere gli script differente, miniscript, va a fare encoding di un 3 di 3 in questo caso, perché abbiamo bisogno di una firma sia di A che di B che di C. Ma in realtà il linguaggio di scripting, il linguaggio script appunto, è molto più potente di meri single sig e multisig, che sono i più comuni ovviamente. Possiamo avere condizioni più complesse. Ad esempio io potrei voler avere una condizione di spesa all'interno della quale o spende Alice, oppure spendono Bob e Carol. In determinati casi può essere interessante avere condizioni di questo tipo. Possiamo prendere ad esempio un'azienda all'interno del quale può spendere o il CEO oppure il CTO e un director. Ma oltre a una combinazione di chiave possiamo anche mettere dei vincoli in termini di tempo. Ad esempio, una condizione di spesa possibile è quella dove può spendere Alice oppure Bob e dopo che lo UTXO dopo che mille blocchi sono stati minati successivamente al blocco in cui è stato incluso lo UTXO che vogliamo spendere. Quindi di fatto questa è una condizione in realtà molto comoda. Ad esempio io potrei dire Alice potrebbe voler spendere lei primariamente, però nel caso in cui Alice perdesse possesso delle sue chiavi, magari, decedesse, è sempre possibile, Bob, suo marito, potrebbe spendere quei fondi con un delay. Di fatto questo garantisce il possesso primario ad Alice, ma Bob di fatto potrà spenderli qualora quello UTXO rimanga fermo per un lasso di tempo sufficientemente lungo. Chiaramente in questo caso, se noi guardiamo questo caso specifico, vediamo come non è così banale andare a creare un'esperienza utente che di fatto vada a comunicare sia ad Alice che a Bob quelle che sono le condizioni di spesa e quando queste possono essere esercitate. Inoltre è anche la scelta di questo numero 1000 può sembrare arbitraria, di fatto in questo esempio lo è. Però da un punto di vista pratico, se al posto di 1000 io avessi scelto 999, vado a generare un address completamente differente. Se vado a generare un address completamente differente, quando poi dopo vado a vedere il mio balance, se guardo un address diverso, di fatto vedrò magari 0, vedrò probabilmente 0. Quando tenterò di spenderlo, chiaramente lì non ci sarà nulla. Devo ricordarmi tutti questi valori. È quindi importante, quando andiamo a creare delle condizioni di spesa più complesse, andare a definire quelli che sono tutti i vari parametri che arbitrariamente stiamo scegliendo. Io devo ricordarmi sia la chiave di Alice che la chiave di Bob, sia che il parametro fosse effettivamente 1000, sia che tutte queste condizioni di spesa. On top della parte, core della lezione scorsa, il fatto che io debba conoscere le chiavi corrispondenti ad A grande e B grande, o B grande ovviamente. Ora andiamo su quelli che sono le strutture dei wallet. All'interno delle prime versioni di Bitcoin Core, il wallet incluso all'interno di Bitcoin Core utilizzava un sistema non deterministico per la generazione delle chiavi. Sostanzialmente c'è ancora un file, wallet.dat, che magari avrete già sentito, all'interno del quale venivano memorizzate le chiavi private. Sostanzialmente quello che succedeva quando io andavo a generare un nuovo address, utilizzavo il generatore casuale dei numeri della macchina che sto operando e andavo a generare una chiave privata
completamente casuale. Da questa chiave privata andava a derivare la corrispondente chiave pubblica ed eventualmente l'address corrispondente qualora scegliessi di utilizzare uno script che ha un corrispondente address. Successivamente potevo generare altre chiavi, ad esempio nel caso in cui volessi ricevere fondi da parte di altre entità, e quindi di fatto andavo a comporre quello che era il mio wallet, che era essenzialmente la collezione di chiavi private, quindi x1, x2, fino a xn, con i corrispondenti address o comunque con le corrispondenti informazioni, tale per cui potevo andare a rigenerarmi l'address che avevo derivato e che avevo condiviso, ovvero lo script su cui sperabilmente mi sono arrivati Bitcoin. Da un punto di vista pratico, però, abbiamo un difetto molto significativo, ovvero che il backup è incrementale. Ogni volta che faccio generate new address, vado ad aumentare il mio backup. E questa cosa dal punto di vista pratico non è particolarmente gradevole, perché facciamo un caso molto semplice. Io scendo il mio computer, genero un address, lo condivido, ricevo dei fondi su quello, genero un altro address, ricevo dei fondi su quello, però prima di poter spendere il mio computer brucia perché vado a una grigliata e lo lascio troppo vicino al fuoco. Quei fondi sono persi per sempre. Se effettivamente il generatore era casuale e io non ho mai estratto quelle chiavi e non le ho persistite altrove, non riotterrò mai quei bitcoin. Quei bitcoin sono persi per sempre e nessuno potrà farci niente. Saranno di fatto un regalo a tutta la comunità, perché di fatto la supply va a diminuire. Però dal punto di vista pratico rendono la gestione di un wallet di questo tipo estremamente poco pratica e poco user friendly. È molto facile di fatto andare a perdere fondi. Un modo per evitare questo tipo di rischi è quello nel quale ogni volta che io vado a generare una chiave nuova vado a farmi un backup altrove, che è praticamente noioso, complicato, difficile, è un onere in più che vado a porre sull'utente. Questa cosa di fatto non è necessaria, e questa cosa qua è stata il fatto di non utilizzare wallet deterministici è stato superato attraverso lo standard più utilizzato all'interno dei wallet Bitcoin, che è BIP32. BIP sta per Bitcoin Improvement Proposal e sono le proposte che vanno a che sono definite da parte degli utenti di Bitcoin per cercare di andare a trovare un accordo fra le parti. Ad esempio, in questo caso andiamo a definire come sarà la struttura di un wallet, ma la definizione di questa struttura di un wallet non è necessario che sia condivisa fra le varie parti, però è comodo che lo sia. Perché? Perché se io vado a utilizzare uno standard condiviso, qualora il servizio che utilizzo come wallet, l'applicazione che utilizzo come wallet, non mi piaccia più, smetta di funzionare, non venga più mantenuta perché gli sviluppatori hanno altri piani, posso migrare da qualche altra parte senza che questo presupponga una collaborazione da parte di chi manuteneva quell'app. Di fatto andare a utilizzare standard comuni è qualcosa che rende gli utenti di questi standard più sereni. La prima delle caratteristiche che introduce BIP32 è il fatto che i wallet sono appunto deterministici. Abbiamo il problema con i wallet non deterministici, quindi questa collezione di chiavi random, che richiedono questi backup incrementali. Vogliamo evitare questi backup incrementali perché rendono l'esperienza utente peggiore e la probabilità di perdita di fondi significativamente maggiore. Quello che definisce BIP32 è la generazione di un SID, ovvero di una sequenza di byte, da 16 a 64, all'atto pratico quasi sempre 32. Da questa andiamo a derivare una chiave privata master e da questa andremo a derivare tutta una serie di chiavi private. Quello che cambia in maniera radicale il concetto rispetto al wallet precedenti è che appunto abbiamo bisogno di un unico backup,
un unico backup che possiamo fare un'unica volta. Quindi noi andiamo a generare il nostro seed, quindi questa sequenza di 32 byte, andiamo a scrivere o a segnarci o a copiare questa sequenza di byte altrove e potremo ricalcolare deterministicamente tutte le chiavi che avremo generato con questo wallet. Quindi una volta che noi abbiamo questo seed, di fatto abbiamo accesso a un numero illimitato di chiavi private. Ovviamente non è veramente illimitato, ma dal punto di vista computazionale lo è, perché parliamo di un numero di chiavi, diciamo, possiamo andare a derivare in più di 2 alla 32 chiavi, pertanto per i nostri casi d'uso sono oggettivamente illimitate. Dal punto di vista pratico, ovviamente, ci sono tutta una serie di limitazioni che andremo a porre in essere per evitare di utilizzare in maniera selvaggia questo spazio, perché poi dopo, quando dobbiamo andare a recuperarle, dobbiamo sapere, non vogliamo andare a utilizzarlo tutto, perché non posso ricercare, lo spazio è comunque troppo ampio, quindi andremo a utilizzare queste chiavi in ordine, di fatto, quello che si va a fare. I wallet BIP32 sono detti gerarchico-deterministici, perché oltre ad essere deterministici hanno anche una struttura gerarchica, che ovviamente, come quasi tutto all'interno dell'ambito informatico, è una struttura ad albero. Partiamo quindi da un seed BIP32, che in questo caso è questa immagine segnata come 128 bit, quindi. E da questo seed BIP32 andiamo a derivare, utilizzando una funzione di hash, in questo caso un HMAC con SHA-512, la chiave master, la master private key, che di norma è indicata con la lettera M. Da questa possiamo andare a derivare diversi figli, utilizzando questi un indice, quindi M0, M1, M2 e così via. E da questi così via, possiamo a loro volta andare a derivare altri figli. Quello che di fatto all'atto pratico succede è quello che abbiamo una master key, poi abbiamo degli account differenti, poi delle catene differenti per indirizzi esterni e indirizzi di change, e poi degli address. All'atto pratico quello che si utilizza è qualcosa di leggermente diverso rispetto a questa immagine. Però sostanzialmente noi abbiamo la possibilità di avere account diversi. Questa cosa ci permette ad esempio di condividere un account piuttosto che un altro, perché per un osservatore esterno M o M0 sono indistinguibili. Io, se partendo da M, posso andare a generare M0, ma potrei andare a dire a qualcuno che M0 sia effettivamente la chiave master. Non ha effettivamente una differenza dal punto di vista del suo contenuto. Posso quindi andare a dividere questi account in maniera opportuna. Questa cosa è utilizzata in alcuni wallet? Sì. Ci sono comunque anche delle controversie da questo punto di vista, perché, ad esempio, c'è la problematica del fatto di riconoscere quanti account sono stati utilizzati, quale account ho utilizzato. Sono effettive nuove informazioni che vanno a comporre il mio backup. A volte è utile averle, a volte no. Quello che di fatto si va a fare, come vedremo successivamente, è che si va a seguire degli standard che ci vincolano in maniera ragionevole su quelle che sono le possibili derivazioni che effettivamente vengono utilizzate. La terza e più importante innovazione di BIP32 è quella di poter fare delle derivazioni pubbliche. I nodi che abbiamo visto nell'albero precedente sono effettivamente delle chiavi estese, delle chiavi private o pubbliche estese, che sono essenzialmente composti da due valori, una chiave privata o una chiave pubblica e un chain code, che è un valore aggiuntivo che serve appunto per poter fare questo tipo di derivazioni. In prima fase andiamo a definire quella che è una derivazione hardened e una derivazione normale, ovvero alcuni figli avranno delle regole particolari, mentre altri figli, i figli delle derivazioni hardened, avranno delle regole più strict in modo tale da impedire che questa derivazione possa essere invertita. In realtà la cosa
cruciale all'interno del concetto delle extended private public key è quella del fatto che data un XPub, quindi una chiave pubblica più un chain code, questa stringa che di norma è vista come XPub e poi dopo una stringa codificata in base 58, possiamo andare a derivare un numero illimitato concetto, diciamo, illimitato tanto quanto le chiavi precedenti, un insieme di chiavi pubbliche. E queste chiavi pubbliche possiamo di fatto andarle a mappare con quelle che sono gli address. E questa derivazione è una derivazione che non va a esporre le chiavi private in nessuna misura. Quello che io di fatto posso andare a fare è andare a condividere con un servizio terzo, un server oppure una qualsiasi altra entità, un XPub, che è un'informazione condensata grazie alla quale è possibile andare a derivare un numero arbitrariamente grande di address, senza che questo di fatto comprometta la mia chiave privata. Questo concetto è chiaramente chiave per quella che sarà poi la struttura dei wallet dal punto di vista dei wallet moderni. Di fatto ci permetterà di andare a separare le chiavi private da quelle pubbliche, facendo una gestione opportuna per le chiavi pubbliche e una gestione che necessita di una maggiore cura per quelle private. Di fatto quello che a lato pratico si andrà a fare è le chiavi private cercheremo di andare a toccare il meno possibile, perché se andiamo a esporre una di quelle perdiamo i nostri fondi, mentre le chiavi pubbliche le utilizzeremo quanto più frequentemente riterremo opportuno. Chiaramente avere una chiave pubblica è necessario per andare a vedere se ho ricevuto dei fondi, quindi verosimilmente dovrò utilizzarle con una frequenza estremamente maggiore rispetto a quelle private, mentre quelle private mi servono unicamente per andare a firmare oppure per effettuare delle derivazioni hardened. VIP32 è uno standard generico che va a definire una serie di best practice per la derivazione deterministica delle chiavi. On top di VIP32 sono stati definiti altri standard che di fatto sono quelli che vengono utilizzati nella pratica comune. Ad esempio abbiamo lo standard VIP34 che viene utilizzato per la derivazione di indirizzi pay to public key hash. Andremo quindi a prendere il nostro SID, faremo una derivazione hardened col numero 44. Nel caso in cui utilizziamo Bitcoin utilizzeremo 0 primo, quindi 0 hardened per la seconda derivazione. Per l'account 0 andiamo a utilizzare 0 primo e poi se utilizziamo la catena esterna, quindi non quella del change, utilizzeremo 0 non hardened e poi dopo andremo a derivare gli address da 0, poi 1, poi 2, poi 3, così via, finché non li abbiamo utilizzati essenzialmente. Un altro standard è BIP49, quindi SegWit nested, dove ad esempio in questo caso avremo 49 primo perché è il purpose. In questo caso se utilizziamo testnet al posto di 0 primo utilizzeremo 1 primo, utilizziamo di nuovo l'account 0, quindi 0 primo, e poi utilizziamo di nuovo la catena esterna, quindi quella su cui riceviamo fondi esternamente, quindi 0, e poi dopo abbiamo tutti gli address 0, 1, 2 e così via. Per, ad esempio, abbiamo la BIP per gli indirizzi SegWit nativi, quindi BIP84, in questo caso Purpose 84, Network Bitcoin, l'account in questo caso che utilizzeremo 2, quindi all'interno di questa struttura gerarchica andremo a utilizzare M2, questa struttura qua è giusto per dare un'idea, non è strettamente aderente a questo, e poi andremo a utilizzare sempre la catena esterna. Per l'ultimo esempio abbiamo gli indirizzi single sig pay to taproot, abbiamo quindi 86 come purpose, sempre bitcoin, quindi 0 primo, sempre account primo, in questo caso però utilizziamo il change, quindi avremo come penultima derivazione 1 e poi dopo utilizzeremo l'address opportuno per quell'output. Un altro standard comunemente utilizzato, tuttavia estremamente controverso, è quello definito in SLIP 132. SLIP sta per Satoshi's Lab Improvement Proposal, che sono delle analoghe
diciamo, delle proposte di miglioramento analoghe alle BIP, ma sviluppate da un'azienda, Satoshi Lab, che sono i produttori di Trezor, by the way, che si propone di abusare di alcuni campi delle extended public e private key, in modo tale da andare a alterare quella che è la loro, il loro incipit, la loro parte iniziale, in modo tale da avere appunto XPub, ZPub o YPub. La differenza fra queste lettere va di fatto a determinare quello che sarà lo script successivo. Tuttavia questo è mal visto, perché di fatto andiamo a ridurre queste stringhe, queste XPub, queste ZPub, queste YPub, al mero caso single sig. In caso io voglia utilizzare queste stringhe all'interno di un contesto multisig, vado a perdere questa informazione, perché i valori che posso andare a cambiare all'interno del version dell'extended key è molto risicato, e pertanto non è possibile andare, non è di fatto sufficiente per andare a esprimere tutti i vari casi che sono effettivamente utili nella pratica. La soluzione a questo la vedremo successivamente, perché direi che ora è il momento di una pausa, direi 10 minuti, potremo ricominciare alle 6:30. Se avete qualche domanda, prego. Ricominciamo con colpevole ritardo da parte mia. E passiamo, abbiamo visto quindi le XPub, le XPriv, andiamo a vedere quale può essere un backup di un wallet. Un wallet, abbiamo detto che in maniera essenziale sono le chiavi private, più delle altre informazioni, ma la cosa più importante sono effettivamente le chiavi private. Come andiamo a fare backup di queste? Nel caso iniziale, quindi abbiamo un wallet non deterministico, abbiamo una collezione di chiavi private, quindi x1, x2, x3. Tuttavia, ogni volta che andiamo a persistere qualche dato su un file, di norma, specialmente se questo dato è particolarmente sensibile, vogliamo sempre che questo dato abbia un checksum o comunque sia scritto in una codifica che renda il backup un po' più sicuro. Banalmente, se cambia una lettera, voglio accorgermene, non voglio derivare qualcosa di completamente diverso. Per le chiavi singole, quello che di norma si va a utilizzare è il wallet import format, che è definito da Core, che è comodo nel caso in cui vogliamo spostare una singola chiave. Talvolta è utile, ma è qualcosa che dal punto di vista dell'esperienza del 99% degli utenti è assolutamente irrilevante. Un altro tipo di backup che possiamo avere è quello di fare backup di una chiave privata extended, quindi di un XPriv. Potremmo fare backup della chiave master, ma anche di un determinato account. Questa cosa può essere utile, ad esempio, nel caso in cui, ad esempio, vogliamo fare backup della chiave derivata dopo 44 primo, dopo 0 primo, dopo 0 primo, che di fatto va a definire tutti gli address che possiamo generare per l'account 0, il primo account, pay to public key hash, per quel segreto specifico. Quindi possiamo fare chiavi WIF, chiavi Extended Private Keys, che sono encoded in Base58, oppure possiamo fare backup del SID BIP32, che è quello che fa Core di fatto nel suo wallet.data, siccome Core ha cambiato e ora utilizza, dal 2012 utilizza i wallet gerarchico deterministici BIP32. Tuttavia questo SID BIP32 di norma sono 32 byte, quindi 64 caratteri esadecimali, non proprio comodi da trascrivere su un pezzo di carta e tenere in cassaforte o altrove. È opportuno, diciamo, per un'esperienza utente maggiormente gradevole, è necessario avere qualcosa di un po' più comodo da trasferire e mantenere. Ah, inoltre il SID BIP32 non è dotato di checksum, quindi non è neanche, diciamo, adatto a questo tipo di trasferimenti a mano. Anche perché ovviamente questo tipo di backup di segreti deve essere fatto, non possiamo ad esempio utilizzare una stampante, le stampanti sono
device estremamente facili da bucare rispetto ai, diciamo, altri oggetti che utilizziamo nella nostra esperienza tecnologica di ogni giorno, per cui utilizzare segreti di questo tipo, dare in pasto segreti di questo tipo a queste stampanti è qualcosa che generalmente è estremamente sconsigliato. Quello che di fatto lo standard che è emerso è lo standard BIP39, uno degli standard con il quale verosimilmente chiunque di voi abbia utilizzato un wallet si sarà diciamo già incontrato. Lo standard BIP39 in pratica va a definire una modalità all'interno della quale andremo a scegliere un insieme di parole di norma 12 o 24 da un insieme di 2048, eventualmente con ripetizioni, e andremo a utilizzare queste parole come backup del nostro segreto. Di fratto avremo una lista di parole, ad esempio quella che vediamo qua, cat, swing, flag, economy, così via. A questa lista di parole applicheremo una funzione di hash, non noi, ma ovviamente il software che andremo a utilizzare, e andremo a ottenere il seed BIP32. Dal seed BIP32 andremo a ottenere il nostro albero di chiavi che possiamo derivare come prima, eventualmente seguendo gli standard BIP44, 49, 84, and so on. Ora, BIP39 è lo standard più comune, lo standard all'interno col quale diciamo quasi tutti si interfacciano, tuttavia all'interno della BIP che lo definisce è unanimamente scoraggiato la sua implementazione. Questo perché ha tutta una serie di problematiche, innanzitutto ha diverse liste di parole, ognuna per un linguaggio, c'è anche la lista di parole in italiano, tuttavia utilizzare linguaggi diversi porta a BIP32 seed diversi, perché effettivamente andiamo a lasciare la stringa, non la memoria, l'entropia corrispondente alla stringa. Inoltre il fatto che la derivazione dalla mnemonica al seed BIP32 sia one way, sia attraverso una funzione di hash, una funzione computazionalmente non invertibile, è da un certo punto di vista non particolarmente utile, è di fatto una complicazione aggiuntiva che all'interno della BIP sono dichiarate alcune una resistenza maggiore a eventuali tentativi di brute forcing, ma di fatto la protezione da questo tipo di attacchi è quantomeno marginale. E poi ha tutta una serie di altre problematiche. Oltre alla definizione, oltre a queste 12 o 24 parole, è possibile aggiungere una ulteriore che noi possiamo scegliere in maniera completamente arbitraria. A volte questa parola è riferita come la 25esima parola. Questa parola è detta passphrase e ci permette di andare a definire un altro seed ulteriormente. Ora, il fatto che questa parola possa essere scelta in maniera completamente arbitraria a volte è comodo, perché ci permette di andare a creare dei decoy wallet. Ad esempio, nel wallet senza passphrase tengo due spicci, se vengono a rapinarmi gli do quelli, e nel wallet con la passphrase ci tengo i soldi veri. Però quello che dal punto di vista pratico può accadere è che io mi scordi la passphrase e non riesca più a ritrovarla. Di fatto poi dopo ci sono tutta una serie di altre problematiche che di fatto sono menzionate, ma non c'è un altro standard oltre a questo comunemente utilizzato, a parte lo standard Electrum, che è utilizzato solamente all'interno del wallet Electrum, che di fatto antecede BIP39, e però ha delle limitazioni. È simile in alcuni versi, ma ha delle limitazioni dovute al fatto che la mnemonica di fatto va a definire poi lo script che verrà successivamente utilizzato. Di fatto però questo è quello che accade. Ovviamente se un attaccante scopre la vostra mnemonica, che magari conservate scritta su un fogliettino all'interno del vostro cassetto, oppure incisa con un martello su un blocchetto, su una piccola piastra di rame nella vostra cassaforte,
oppure scopre il vostro SIDB32 o alternamente una delle vostre XPRIV, questo chiaramente darà accesso a tutte le chiavi private che sottostanno a quel valore. Quindi se la mnemonica tutte, se il SIDB32 tutte, se l'XPRIV, dipende quale XPRIV, a seconda di dove siete nell'albero, tutte le chiavi al di sotto saranno accessibili da parte dell'attaccante che in questo caso vuole rubarvi i fondi. Ora, abbiamo visto prima slip 132, quindi XPub, ZPub, YPub. Abbiamo visto l'XPub, ma quello che ci manca è un po' una connessione generica a sufficienza che ti permetta di dire come vado a derivare i miei indirizzi, quali sono effettivamente le mie condizioni di spesa. Quello che effettivamente andiamo a utilizzare sono gli output descriptor. Gli output descriptor di fatto fanno encoding delle nostre condizioni di spesa. Facciamo una lista di esempio. Ad esempio, primo caso, abbiamo un pay to public key. In questo caso le public key cominciano sempre con 02 o 03 e abbiamo appunto PK che va a definire il fatto che lo script da utilizzare nello script key è un pay to public key e la public key plain all'interno. Una singola public key, quindi da quell'output descriptor andrà a derivare un solo script up key che conterrà quella chiave pubblica. Alternativamente posso andare a creare uno script up key che fa encoding di una condizione di spesa multisig, quindi 2 di 2, con due chiavi pubbliche, la prima che comincia con 02F e la seconda che comincia con 03AC. Multi 2 e poi due chiavi, quindi quello vuol dire 2 di 2, e questo SH che va a fare wrapping di multi è di fatto va a definirci il fatto che stiamo utilizzando uno script pay to script hash. Di fatto quello che all'atto pratico succede è che lo script up key conterrà l'hash dello script che fa encoding delle condizioni di spesa. Siccome un hash non posso trovare delle collisioni, quindi di fatto io per spenderlo dovrò andare a rivelare la preimmagine, ovvero rivelare che è multi 2 e quelle due chiavi, e poi dovrò produrre anche due firme, una per una chiave e una per l'altra. Questo dal punto di vista pratico, vediamo che sono chiavi singole, ma le chiavi singole non sono particolarmente comode. Possono essere comode in determinati contesti nel quale io voglio sempre utilizzare lo stesso address, ma in generale io preferisco avere l'opzione di poter utilizzare address differenti, così che io non debba comunicare a due persone diverse che mi chiedono un address quanti fondi ho ricevuto sull'altro address. Se io ricevo un millibitcoin su un address e poi voglio ricevere un altro millibitcoin da qualcun altro, non voglio fargli sapere che ho già ricevuto un millibitcoin. Meno informazioni condivido con l'altra parte, meglio sto. Poi se voglio condividerla successivamente posso sempre farlo, nulla me lo vieta. Ma farlo a priori è chiaramente qualcosa che in una certa qualche misura mi danneggia. Quindi di fatto cerchiamo di utilizzare sempre address differenti. Andiamo a vedere quindi il terzo esempio. PKH, quindi pay to public key hash, e all'interno abbiamo un XPub, ma in realtà abbiamo più di un XPub. La parte di XPub è quella che va da XPub fino ad EL, e la parte precedente è definita key origin. La prima parte è un fingerprint della chiave primaria, che all'atto pratico ci va a dire il signer che ha prodotto, questa XPub è identificato da D3, 4D e così via. E poi la derivazione che ho applicato dal signer, da quel signer lì, è 44', 0', 0'. Quindi di fatto ho seguito BIP44, chiaramente questa cosa qua è duplicata nell'informazione nell'informazione iniziale pay to public key hash, ma di fatto evidenzia il fatto che effettivamente ho utilizzato uno standard aderente. E poi dopo la parte slash 1 va a definire che ho utilizzato la catena del change, quindi la catena interna, e poi l'asterisco iniziale va a definire che da quell'output descriptor io vado a definire l'address pkh e così via 1/0, poi 1/1 e così via. Tutti gli address da 0 sino a 2^31, perché posso derivare solo normale, non posso derivare hardened dal momento che ho un XPub. Tuttavia sono più che sufficienti, non verranno mai utilizzati tutti. Il caso successivo
è un caso analogo al precedente, ma non abbiamo le informazioni di key origin, che non sono obbligatorie, sono utili dal punto di vista pratico, ma non sono obbligatorie. Abbiamo un, al posto di avere uno script hash, abbiamo un witness script hash, che è molto simile a uno script hash, è sostanzialmente la versione SegWit. Abbiamo sempre un multisig, però questa volta il quorum, il threshold, non è 2, ma è 1, quindi sarà sufficiente una chiave dalla public key derivata dalla prima XPub o derivata dalla seconda. In questo caso vediamo appunto che abbiamo due XPub diverse. La convenzione che viene utilizzata di norma è che devono essere derivate entrambe con lo stesso indice di derivazione, ovvero se la prima XPub viene derivata sostituendo l'asterisco 0, anche la seconda avrà sostituito 0, e da questo andremo a derivare uno script up key e le corrispondenti condizioni di spesa. Abbiamo visto quindi che è possibile andare a definire, a splittare quelle che sono le due principali competenze, le due principali azioni che un wallet deve svolgere. Una è quella parte pubblica, la parte di, diciamo, che sarebbe per ricevere e guardare il balance, e l'altra è la parte di firma, quindi la parte che richiede necessariamente il segreto. Possiamo quindi, quando andiamo a sviluppare un wallet, quando andiamo a creare una struttura di un wallet, andare a separare in maniera netta queste due parti. Perché vogliamo separarle in maniera netta? Semplicemente perché la parte più delicata è la parte dei signer, la parte di firma, la parte che firma, la parte che di fatto, se compromessa, va a farmi perdere tutti i fondi. Abbiamo quindi da una parte i descriptor pubblici, chiaramente gli auto descriptor in questo caso hanno solamente chiavi pubbliche, ma teoricamente potrei mettere al posto di una chiave pubblica la corrispondente chiave privata. Questa cosa è possibile farla, non è però necessaria. Abbiamo gli address, che sono ciò che deriviamo da questi descriptor. Abbiamo le XPub, che sono le componenti che di fatto all'atto pratico vanno a comporre le varie entità che vanno a dei firmatari che sono parte di quel descriptor. E le chiavi pubbliche sono effettivamente quello che viene utilizzato per l'autenticazione. Dall'altra parte abbiamo i signer, che possono essere definiti come mnemoniche, ma non necessariamente, perché non necessariamente un SIDBIP32 ha una mnemonica corrispondente, o chiavi private, e vale la stessa cosa, non necessariamente devo avere un SIDBIP32 per un XPRIV, potrei generare un XPRIV in maniera completamente indipendente da un SIDBIP32, non necessariamente deve esistere, posso semplicemente inventarmelo, e dal momento che la funzione di hash non è invertibile, non posso andare a risalire post facto al SIDBIP32 e le chiavi private, che sono effettivamente quello che poi dopo io effettivamente vado a utilizzare. Ovviamente una struttura di questo tipo è qualcosa che ha richiesto, diciamo, un'evoluzione di un certo tipo. Sostanzialmente la parte cruciale a livello innovativo è la derivazione pubblica introdotta da BIP32. Grazie a quello è possibile fare uno split così netto. Uno split così netto ci permette di avere delle funzionalità che ad esempio nella finanza tradizionale non sono possibili. Io posso ad esempio avere un XPub, un descriptor pubblico, e utilizzare quella per vedere quanto ho ricevuto. Se ad esempio io sono interessato solamente a vedere quanti soldi ho, quanto ho ricevuto, se ho ricevuto un pagamento, non devo accedere alle mie chiavi private. Questa è una cosa che dal punto di vista pratico è estremamente utile. Io posso avere ad esempio una pagina di donazioni, ma poi posso gestire quando le donazioni arrivano senza effettivamente poterle spendere. Questo permette appunto una separazione degli ambiti tra la parte di monitoraggio e la parte effettivamente di spesa. Una terminologia comune che viene utilizzata di frequente è quella di hot wallet e cold wallet. La differenza in realtà è estremamente semplice. Un wallet hot è un wallet dove le chiavi private sono available sul device, e un wallet cold è quando le chiavi private sono detenute altrove. Ora, definire cos'è un wallet non è semplice. Un wallet watch only, un wallet con un XPub, un descriptor pubblico, è di fatto un wallet? Da un certo punto di vista sì, da un altro punto di vista no.
di fatto abbiamo questa distinzione. Gli hot wallet sono considerati più pericolosi, quello che di norma, quello su cui di norma diciamo un servizio, ad esempio un exchange, può avere dei fondi e di norma ha dei fondi hot, sono i fondi che deve spendere con una frequenza e con una rapidità maggiore. Ad esempio io ho un exchange e ho 1000 bitcoin, stimo che ogni giorno possano prelevarmene 5. E avrò 5, magari ne avrò 10 su un hot wallet e i restanti li avrò su un cold wallet. Chiaramente poi quelli sul cold wallet li posso spendere, ho semplicemente delle frizioni maggiori. Ad esempio avrò un iter più complicato per poterli spendere. Chiaramente un iter più complicato a volte è desiderabile, quando ad esempio voglio diminuire le possibilità di attacco, a volte non è desiderabile quando voglio spendere in maniera più rapida. Sono comunque tutti trade-off che fanno parte del problema di key management, che comunque è sempre comune a Bitcoin. Siamo al uno degli ultimi topics, hardware wallets. Quindi abbiamo visto che le nostre chiavi private possiamo metterle da un'altra parte. Dove? Qua si apre una prateria. Potrei metterle su un altro computer. Ad esempio, un'opzione potrebbe essere avere il mio wallet sul mio device principale, però avere solamente la parte watch only, avere solamente il descriptor pubblico, e poi avere un altro computer, magari scollegato da internet, sul quale faccio esclusivamente quello, faccio qualcosa di più, cioè dove magari non navigo su siti questionable, dove non apro la mail, dove non apro link strani, e su quel device conservo le chiavi private. Quando devo firmare una transazione, in qualche modo la faccio recapitare al mio device offline, al mio computer offline, il computer offline la parse, la firma e poi dopo la riporto sul device che ha una connessione a internet per mandarla e fare broadcast all'interno della rete. Questa operazione a volte da molti considerata in certi contesti è eccessivamente complicata e quello che alcune aziende, la soluzione che per ovviare a questo problema alcune aziende propongono è quella di utilizzare un hardware wallet. Un hardware wallet è sostanzialmente un device specializzato che firma. Il fatto che si chiami hardware wallet è un po' un misnaming, perché di fatto non è un wallet di per sé. Posso vedere il balance sul mio hardware wallet? No. Però posso fare tutta una serie di altre operazioni. È di fatto un signing device, un device che mi dà delle conferme ulteriori. Al fine di funzionare, un hardware wallet utilizza una companion app, ovvero un'applicazione che va su un device che ha una connessione a internet. Se noi pensiamo a un hardware wallet, dobbiamo ragionare su quelle che sono le azioni che questo device deve poter fare. Innanzitutto deve poter essere inizializzato e deve poter mostrarmi il mio backup che di norma nella stragrande maggioranza dei casi è una mnemonica BIP39 e deve mostrarmi a schermo nel caso la generi lui in maniera casuale, oppure deve potermi permettere di inserirla nel caso io voglia fare l'abbia generata altrove e voglia inserirla all'interno del device. Successivamente a questo deve potermi dare un XPub, perché questo XPub voglio andarla a inserire all'interno di un descriptor, di un wallet, per poter ricevere dei fondi, affinché gli address possano venire generati dalla companion app, e poi deve permettermi di registrare un descriptor. Io devo poter comunicare al device quali sono le mie condizioni di spesa e lui deve esserne conscio, altrimenti io potrei operare tutta una serie di attacchi per bypassare quelli che sono la sicurezza che effettivamente l'hardware wallet mi dà. Un'altra cosa che deve permettermi di fare è quella di confermare un address. Io genero un address con la mia companion app, ma devo anche poter vedere l'address sul device dello schermo. Quando utilizzo un hardware wallet io ragiono sempre in un'ottica estremamente avversaria, all'interno della quale l'host, la macchina host, è compromessa e di fatto mi salva il fatto che il device separato, che avendo una superficie attacco estremamente minore, assumono un essere compromesso.
Quindi di fatto vado a generare l'address sulla mia host application e vado a confermare che l'address che è stato generato è uguale a quello che vedo sul device. È per questo importante che un hardware wallet abbia uno schermo, altrimenti è di fatto considerato un signing device separato, sì, ma di fatto che firma qualcosa in maniera completamente cieca e quindi completamente inutile dal punto di vista di quella che è la sicurezza addizionale che mi dà. Infine, l'ultimo step, del quale mi parlerà Alex durante la prossima lezione, è quello del fatto che l'hardware wallet deve firmare le transazioni, perché di fatto è quello che mi permette di spendere i fondi. Quando firma una transazione, l'hardware wallet mi mostrerà a chi sto mandando i fondi e quanti, quanta fee sto pagando, e io confermerò quei valori, e poi l'hardware wallet, in quel caso, nel caso in cui io vada effettivamente a confermare, andrà a firmare la transazione e restituirà la transazione firmata alla host application, che poi andrà a comporre e successivamente broadcastare all'interno della rete. Questi sono alcuni degli hardware wallet che sono venduti all'interno del mercato. Uno dei più famosi è Ledger, assolutamente uno dei primi assieme a Trezor. Successivamente se ne sono stati creati altri con trade-off di sicurezza diversi. Infatti avere hardware wallet producer differenti è qualcosa che all'interno del panorama Bitcoin aiuta la diversità, perché di fatto una cosa che può accadere è che un producer di hardware wallet vada a inserire, si comporti in maniera malevola. Il fatto di poter andare a creare degli schemi multifirma che utilizzino hardware wallet differenti ci protegge dal fatto che uno di questi possa eventualmente comportarsi in maniera non corretta. Ovviamente è sempre un trade-off, avere multiple hardware wallet all'interno di uno schema di firma multisig è una frizione ulteriore che a volte non vale la candela da questo punto di vista. Però è un'opzione in più che all'interno dell'ambiente, della custodia fai da te, rende possibile schemi di tipo differente. Ultimo step, possiamo vedere quelli che sono dove andiamo a reperire i dati sulla blockchain, dove vado a reperire quanti bitcoin sono su quel determinato UTXO, quali transazioni riguardano i miei script up key. Di fatto ci sono diverse opzioni, le principali sono due. La prima è Bitcoin Core, che è il software che gestisce il consenso, la propagazione delle transazioni, ma può anche essere utilizzato dai wallet per reperire di fatto le transazioni che coinvolgono gli script up key di quel wallet. È il modo più sicuro, è il modo che fornisce la maggiore privacy, perché quello che accade è che io con Bitcoin Core ottengo tutte le transazioni e poi il mio wallet utilizzerà solamente quelle che riguardano se stesso. Cosa che è molto comoda dal punto di vista privacy, è il meglio che si può ottenere, tuttavia è estremamente demanding dal punto di vista della rete e delle risorse, perché io devo mantenere lo stato di tutta la blockchain e di fatto necessita di avere un maggiore consumo di rete, è qualcosa che ad esempio mal si sposa al funzionamento di un wallet su un'applicazione mobile che è attiva per un lasso di tempo marginale rispetto alla totalità del giorno, può essere attiva 10 minuti al giorno al più. Chiaramente in quel lasso di tempo io non posso andare a scaricare quella mole di dati, non posso soprattutto andare a persistere tutti i dati che sono necessari per il funzionamento stesso di Bitcoin Core. Quello che utilizzano di norma wallet che hanno delle risorse, dei vincoli in termini di risorse minori, è quello di utilizzare dei server di tipo differenti. Il più popolare al momento sono i server di tipo Electrum, che hanno un sistema leggermente diverso. In pratica io vado a notificare il server con quelli che sono gli script up key, in realtà gli script hash dei device corrispondenti alle public key che mi interessano,
e il server mi andrà a restituire le transazioni che influenzano, che coinvolgono questi ScriptUp key. Attraverso questo c'è un protocollo definito in maniera standard, ci sono diversi server accessibili da tutti senza bisogno di autenticazione che possono essere utilizzati per reperire questo tipo di informazioni. Chiaramente questo tipo di protocollo richiede una minore richiesta in termini di bandwidth e di storage, tuttavia perde dal punto di vista della privacy, perché di fatto io vado a rivelare quello che mi interessa al server. Posso porre in essere degli accorgimenti al fine di minimizzare quella che è l'informazione che vado a dare al server, però comunque sia è un setting peggiore rispetto a Bitcoin Core. Tuttavia, questi trade-off sono inevitabili. Se io voglio avere direttamente quell'informazione che mi serve, posso farlo, ma rinuncio inevitabilmente a della privacy. Ci sono altri server specializzati o protocolli diversi, ma andiamo a esplorare qualcosa che alla fine, dal punto di vista pratico, non è così comunemente utilizzato. I trade-off ingegneristici da questo punto di vista sono molto polarizzanti e non c'è un chiaro vincitore dal punto di vista di quello che è utilizzato dagli utenti. Ovviamente dipende da tanti contesti. Se io run un server che è attivo 24 ore su 24, può avere senso utilizzare Bitcoin Core. Se io ho un applicativo su mobile, ha senso utilizzare un Electrum server. Qua io ho concluso. C'ho solamente un ultimo esercizio, giusto per dare un po' una summa di quello che abbiamo visto sino ad ora. Se volete lo facciamo assieme, magari lo scriviamo alla lavagna. E l'idea è quella di capire quali sono un po' le challenge e quali sono le complicazioni per andare a definire il processo sia di setup di un wallet 2D2 sia del backup che ognuna delle due parti deve avere e quando ognuna delle due parti può ritenersi soddisfatta col backup che ha. Visto l'ora, direi che procedo. Allora, abbiamo quindi due entità, abbiamo prima Alice e abbiamo Bob. Alice ha un software wallet, quindi un telefono, mentre Bob ha un hardware wallet, quindi utilizzeremo questa forma per determinare l'hardware wallet. E in primis loro devono andare a creare questo wallet 2D2. Prima cosa che devono decidere è che script utilizzare, una delle prime cose che devono decidere è che script utilizzare. Loro decideranno di utilizzare un pay to script hash multisig 2D2. Quindi decidono, si mettono d'accordo, sono nella stessa stanza oppure sono nella stessa chat, di utilizzare un backup di questo tipo, 2D2. Quindi si mettono d'accordo su questo. Ora, Alice deve contribuire con la sua extend public key e Bob deve fare lo stesso. Alice utilizzerà il suo software wallet, il suo applicativo mobile, che dovrà in qualche modo dare la possibilità di estrarre la sua XPub. Bob utilizzerà suo computer attaccherà il suo device, ad esempio lo attaccherà con una seriale, un cavo USB, potrebbe attaccarlo con Bluetooth, utilizzare un sistema di QR code nel caso in cui l'hardware wallet avesse uno schermo, in qualche modo comunica con il suo hardware wallet e l'hardware wallet chiede un XPub. Gliene chiederà una specifica con una derivazione opportuna. E l'hardware wallet, alcuni chiedono conferma, alcuni no, gliela restituirà. E a questo punto, mettiamo caso che Alice tra le due
tra i due è quella che effettivamente si occupa di mettere assieme il descriptor, andremo a comporre il descriptor. Quindi abbiamo xpub A e xpub B. Ovviamente qua abbiamo scritto solamente xpub, verosimilmente, visto che vogliamo utilizzare a pieno, avremo anche le informazioni di key origin. Di key origin, quello che c'è fra le quadre, non lo metto qua per brevità, e ovviamente andremo anche a definire come andremo a derivare gli address a partire da questo xpub. In questo caso non siamo interessati al change, quindi utilizzeremo solo la catena esterna, e quindi faremo slash 0 slash asterisco e di nuovo slash 0 slash asterisco. Abbiamo quindi di fatto ottenuto il nostro address. Alice ha gestito tutto lei, ha fatto tutto all'interno della sua applicazione, genera un address e a questo punto Bob e Alice devono depositarci sopra, loro hanno anche un altro wallet, vogliono depositarci sopra dei bitcoin. Alice genera l'address, ci manda i suoi 1.000 bitcoin, Bob genera l'address, però chiaramente qua abbiamo una prima problematica. Come fa Bob a essere sicuro che quell'address lì sia a posto? Bob non solo deve produrre la sua xpub, ma deve anche ricevere da Alice sia la sua xpub che l'intero descriptor. Quindi di fatto quello che Bob andrà a fare è ricevere il descriptor e poi fare una chiamata per registrarlo. Vedrà a schermo questo descriptor sostanzialmente, lo andrà a confermare, verosimilmente gli darà un nome, utilizzerà diciamo tutte quelle che sono le utilities che il software del Hardware Wallet va a produrre, lo confermerà e a quel punto quando deve andare a generare un address, andrà a generarlo, lo genererà col descriptor che comunque anche sulla sua host application, sul suo computer, ma lo vedrà anche confermato sul suo device. A quel punto è sicuro e potrà mandare a quell'indirizzo lì. Quindi di fatto qua abbiamo visto come la parte pubblica del descriptor deve essere backuppata da entrambe le parti. Ovviamente, oltre alla parte pubblica, Alice dovrà backupparsi la mnemonica. E Bob pure, perché quando in fase di setup questo device ha mostrato a schermo la mnemonica o è stata imputata dal device. Abbiamo scritto tutto in inglese, quindi scriviamo mnemonic. Ovviamente non necessariamente la mnemonica, potrebbe essere l'xpriv. Un modo alternativo per avere questo backup è quello di avere Alice. Se ha un applicativo, vuole utilizzare questo backup per la parte, diciamo, vuole includere anche la parte segreta all'interno di questo backup, perché magari vuole metterlo all'interno della sua cassaforte, può semplicemente avere la versione privata di questo descriptor, in DSH, sempre multi, sempre due, però al posto dell'xpub utilizzerà la sua xpriv, dalla quale può derivare in maniera deterministica l'xpub, quindi il descriptor, quindi questa freccia magari la mettiamo al contrario, e poi dovrà utilizzare la parte pubblica dell'xpub di Bob, siccome Alice non conosce nulla dei segreti di Bob. Quindi di fatto questa stringa è quella che Alice può tenersi nella sua cassaforte e di fatto racchiude tutto quello che le serve per poter spendere questi output qua, chiaramente ad esclusione del fatto che deve avere la collaborazione di Bob. Bob può fare la stessa cosa, dipende da quello che effettivamente gli permette di fare l'hardware wallet. Un'alternativa è che nella cassaforte di Bob, mnemonic A e mnemonic B, Bob tiene due foglietti, uno col descriptor pubblico
magari anche lo stesso, semplicemente con la mnemonica. Quindi Alice tiene questo nella sua cassaforte e Bob tiene questo nella sua cassaforte. Nel caso in cui il device di Bob vada perso o si rompa, con questo lui può tornare a spenderli, o utilizzando un altro device hardware o utilizzando un device software, semplicemente in questa maniera. Con questa concludo. Se avete qualche domanda, sentitevi liberi di farla.